Ciao a tutti ragazzi, sono Cellophysis e quest'oggi siamo qui in questo nuovo video con i corvi del Cellpack. Nello scorso episodio abbiamo fatto... Cosa è successo qua? Ma qua c'era il mio block breaker! Perché sono diventate foglie? Ma che caspita e tu muori? Oh, ma hai capito il perché? Perché questi qui... Se colpiscono un blocco lo fanno diventare foglie. Ma che sfiga! Perché hanno beccato proprio quello? Ho finito le frecce, caspita. Dai! No! Però questo qui non voglio romperlo perché è rarissimo proprio. Lo metto qui. Ma continuano a spawnare. Vabbè, se mi allontano non dovrebbero spawnare. Comunque, quest'oggi voglio fare lo spawner automatico. No, scusate ragazzi, ma... Io mi... Vediamo un po', aspetta. No, io mi righivo quello lì, scusate. Ci ho messo un casino a farlo. Non credo che fosse tanto difficile da fare dopo tutto, Però, per questa cretinata qui non voglio buttare via il block breaker, caspita. Ecco. Fa vedere com'è che si fa. Ci vuole un piccone diamante, ci picchia. Ok. Quindi, mi spiace se ho dovuto fare questa cosa, ma proprio non volevo rifarlo quello lì. Adesso fa un rumore pazzesco, quindi togliamo questo, ok, e lo mettiamo qui. Perfetto, stai zitto. Allora, quest'oggi facciamo uno spawner automatico con quei maledetti che mi hanno trasformato il blocco in foglie. Non c'ho parole per la mia sfortuna, comunque. Ancora non ho fatto l'armatura con le ali perché ci vogliono davvero tanti blocchi di diamante. Vediamo un pochino, allora, prima cosa prendiamo i brick. Poi, voglio fare le conveyor belt. Conveyor. Serve del ferro. Che ho finito. Ah no, è vero, c'ho i blocchi che ho preso nello scorso video. Ok. Meno male. Meno male. Potrei anche fare un secchio e basta, Questo? Sì, meno male. Che fortuna. Ok, 4 ne abbiamo. Abbiamo più o meno tutto necessario, sì. Ok, vediamo un pochino sotto. Più sotto. Eccoci qui. Allora, mamma mia, quanti maghi ci sono? Sono venuti a fare un raduno sotto casa. Eppure tu che se mi fai ancora le foglie in casa, guardati. Oh, ecco, guardalo! Guardalo il maledetto! Guardate. Ti odio proprio, devo riparare il muro. Allora, comunque, lo spawner direi di metterlo qui. Nel muro. Allora, possiamo fare una cosa molto semplice. Ovviamente non c'ho il martello perché non ho i materiali per farlo, ma vabbè. Anche quello lo devo fare fuori dal video. Fa vedere se quello è cresciuto. Sì, è cresciuto. Quindi poi potrebbe raccoglierlo. Allora, per ora facciamo una cosa davvero molto molto semplice. Ok, una cosa di questo tipo qui, proprio nella pietra grezza, schifosa, ma fa niente. I mostri spawneranno qui, andranno qui, dove schiatteranno malamente contro le spine. Esatto. E qui ci va un hopper. Ma com'è che andranno qui? Con le conveyor belt. Vediamo. L'ho messo al contrario. Allora, quindi, in teoria, vanno messi in quella direzione lì. No. No, non vanno messi di qua. Vediamo un po'. Allora andranno messe così. Esatto. Sei un idiota, vabbè, muori. Tanto non mi interessa, ok. Adesso che abbiamo fatto questo sistemino semplice, non so se muoiono con le spine di legno, però credo proprio di sì. Allora facciamo così, visto che aiuto, se sono avanzati un po'. 1, 2, 3 e 4. Allora questo lo mettiamo qui, questo lo mettiamo qui. E... questo così. Vai, vai. Vai, non ti preoccupare. Vai. Vai lì dentro. Vai lì. Vai lì. Ciao. Addio. Ok. A questo punto questi muoiono. Gli oggetti dovrebbero finire sull'hopper, ma non ci finiscono. Perché non ci finiscono? Ma non lo so. E tu smettila, sei fastidioso. Mi sa che lui è immune alle spine, caspita. Questo blocco qui è resistentissimo, come vedete. E in questo caso... è controproducente, ok. E addio. Per qualche motivo gli oggetti non ci vanno nell'hopper. Non lo so perché.
E l'esperienza, è vero, l'esperienza doveva trovare un modo per raccoglierla. Ok, allora facciamo una cosa. Sistemo le pareti, va? Ok, ragazzi, ho finito più o meno tutto. Però voglio uccidere questo. Poi mettere qui un bel vacuum hopper e collegarlo. Diciamo... Vediamo se ci ho azzeccato, sì. Aspetta che devo togliere gli altri. Questo qui no, ok. L'ho collegato lì, così. E non muore, non muore. Non trasformare qualcosa in foglie, ti odio. Poi, questi qui li pigliamo. E uno, anche se può sembrare brutto, effettivamente lo sarà, lo mettiamo non qui proprio per niente. Sta uccidendo, mi sta uccidendo, ok. No, se ne è preso la chest, aiuto. Levati, levati, levati. Ma che casino, che succede? Oh, allora. Anche se è brutto, lo dobbiamo mettere attaccato lì. Perché non lo mette? Mori. Allora, ce la posso fare. Allora, questo coso. Sì, ok, perfetto. Proprio quello che volevo. Via da qui. Sì, ok, ce l'abbiamo fatta. Sì. È brutto perché si vede il pezzo di legno lì davanti. Ma l'importante è che funzioni. Infatti, la roba adesso la raccolta qui. Sì, funziona. Funziona. Muore? Giusto? No. Ah, perché sta cercando di scappare. Ma forse le spine di legno non lo ammazzano. Fa vedere. Ora sì. Ora no. Ah, forse però davvero le spine di legno non lo uccidono, sapete. E per fare quelle di ferro le serve un casino di ferro. E non muoiono però. Mi sa che servono davvero quelle di ferro. Posso fare quelle di oro che sono più semplici. Relativamente. Vediamo un po' se riesco a fare qualcosa. Sì, sì, sì. No, aspetta, sì. No, aspetta, mi serve altro ferro. No, mi sa che non mi basta. Sì, sì, mi basta, sì. Meno male che ho tutte queste spade che non ho idea di dove cavolo le ho prese. Speriamo che queste funzionino. Perché da quello che ho letto nella wiki, quelle di legno non possono uccidere i mostri. Quindi, quale utilità c'hanno non lo so, però esistono. Allora, le rompiamo con l'ascia anche. Una la mettiamo qui. Una la mettiamo qui e una di qua. E non so come uscirò. Ma aiuto, c'è anche il gatto in stanza, che vuoi? Te l'ho già dato il cibo. Allora, quindi. Sì, e neppure avanzata una che possiamo usare per qualcos'altro. Vediamo. Sì, sì, ha funzionato. Ma non droppano le cose. Speriamo che sia stato soltanto sfortuna. Aspettiamo un attimo. Ok, vediamo un po'. Nulla, ma... Sì, le ha droppate. Sì, ora ci metto anche queste. Ok, ragazzi, abbiamo finalmente uno spawner di scheletri. Scheletri particolari. Che oltre agli host ci danno questi qui che servono per fare le torce. E anche per fare altre cose. Ah, wow, molto interessante. Abbiamo quindi una farm automatica di minerali che adesso colleghiamo perché l'avevo spenta. E bam, vediamo che pure questa funziona. Perfetto ragazzi, abbiamo fatto tantissime belle farm quest'oggi. Le migliorerò ovviamente, tipo quella lì ne farò altre uguali di ferro e altre cose. E a questa qui magari ci aggiungo anche qualche altro spawner, che tanto in giro ce n'è strapieno. Non so quanto sia venuto lungo questo video, ma noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo. Ciao.